400 scienziati da tutto il mondo, un momento di confronto su tematiche centralissime. Che cosa vuol dire accogliere questi importanti eventi? Mi verrebbe da dire che Pescara oggi è al centro non del mondo, ma della galassia, perché trattiamo problemi, anzi dell'universo, perché trattiamo problemi che riguardano la vita umana in generale, perché la vita umana si svolge all'interno dell'universo. Trattiamo questi temi a Pescara con 700 scienziati che vengono da tutte le parti del mondo. Per questo io ringrazio il professor Ruffini, ringrazio il Centro di Astrofisica Relativistica che riesce a mettersi al centro del mondo rispetto a queste tematiche che a Pescara si sviluppano all'interno di una struttura che è nata circa 25 anni fa con Carlo Pace, mi piace ricordarlo perché lui volle questa struttura, questo centro di astrofisica relativistica al centro della città, nella ex stazione ferroviaria, e oggi si svolge un convegno che ha le sue diramazioni in tutte le parti del mondo, quindi Pescara oggi è veramente un punto di riferimento per queste tematiche in un'ottica di crescita e di sviluppo del territorio. Grazie Sindaco, una buona